più esaltante insieme alla fiamma della nostra istituzione. Ricordo che i nostri maestri insistevano nel dire che dovevano essere serviti con umiltà, non usati, non sfruttati, e perché erano puliti nel loro argento anche quando per qualche frazione di momento si fossero ossidati. E ricordo ancora che facevamo a gara, anche con qualche sacrificio di stipendio, nel farci di cucire sulla giubba, non applicare, ma proprio cucire sulla giubba, come se volessimo che ce li cucissero sulla pelle. Prende la parola il comandante della scuola ufficiali, generale di divisione Vittorio Tomasone. Generale della Chiesa, figura indimenticata, eroe dell'arma, saluto prima dalla Chiesa qui presente, il nostro affetto, la nostra riconoscenza sempre. Il nostro affetto, parlando sempre in tema di eroismi, alle due medaglie d'oro presenti dell'arma, due medaglie d'oro al valor militare, il generale Umberto Rocca e il generale Rosario Ayosa. Grazie a voi. Con il permesso del signor comandante generale, mi accingo a tenere l'intervento introduttivo della cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2016-2017. Signor Presidente del Consiglio, grazie per la sua presenza. Lei ritorna alla scuola nella sua nuova veste e la prego di accettare i nostri sinceri e fervidi auguri. Con me tutte le componenti della scuola la salutano e la rappresentanza militare interna. Ringrazio e saluto il signor Ministro della Difesa che con tanta sensibilità segue ed è partecipe della vita della scuola. Ringrazio e saluto il signor Ministro dell'Interno, i signori parlamentari presenti, le autorità di governo, i vertici e i rappresentanti delle forze armate, delle forze di polizia, delle magistrature e gli illustri rappresentanti del mondo accademico. Saluto i signori generali Rosardo, Presidente dell'Associazione Nazionale Carabinieri, e Vitale, Presidente dell'Opera Nazionale. Saluto i signori generali comandanti di vertice dell'Arma, tutti presenti oggi. Un saluto particolare al generale Carmine Adinolfi, con gli auguri più affettuosi, avendo assunto di recente l'incarico di comandante delle scuole. Signor Presidente, dalle aule di questa scuola transitano tutti gli ufficiali dell'Arma, inizialmente per la formazione di base e poi periodicamente per curare l'aggiornamento e l'approfondimento della loro preparazione professionale. Al momento sono in atto nella scuola tre corsi triennali di applicazione e perfezionamento per gli ufficiali provenienti dall'Accademia Militare di Modena, che al termine dell'intero ciclo conseguono la laurea magistrale in giurisprudenza con l'Università di Tor Vergata, che ringrazio nella persona del rettore magnifico Novelli oggi presente, come ringrazio l'Università di Modena e per essi anche i presidi delle due facoltà di giurisprudenza, il professore Milano e il professore Foffani. Altro corso presso la scuola è quello applicativo annuale per sottotenenti provenienti dai marescialli dell'arma e alcuni dagli ufficiali che hanno svolto il servizio di complemento nelle altre forze armate. Insieme ai 143 frequentatori italiani dei corsi di base, la scuola ospita anche ufficiali afghani, albanesi, senegalesi, nigerini. Sono ufficiali provenienti da paesi che guardano alle istituzioni italiane con grande fiducia. La formazione degli ufficiali, come già detto, prosegue poi durante tutta la carriera. Il 9 gennaio ha preso l'avvio il 30° corso di istituto per maggiori del ruolo normale prossimi al grado superiore. I 59 frequentatori in 6 mesi affronteranno l'aggiornamento più importante della loro vita professionale, che li proietterà verso i più impegnativi compiti connessi a livelli superiori di comando. Il 9 gennaio è iniziata anche la seconda parte del corso di formazione per 23 tenenti colonnelli carabinieri forestali che al termine del periodo formativo della durata complessiva di 3 mesi saranno promossi al grado superiore.
altri corsi, sempre per il nuovo ruolo di carabinieri forestali, sono previsti nei prossimi mesi. Una novità questa per la scuola e per l'intera arma, una novità per il Paese che ora può contare su di un'unica grande istituzione a tutela dell'ambiente, vera grande ricchezza dell'uomo. Numerosi altri corsi di aggiornamento vedono periodicamente interessati ufficiali di vari gradi in procinto di assumere funzioni e incarichi specifici. Signor Presidente, il futuro di una istituzione, come pure quello di un'intera nazione, sta nelle scuole. E in questa scuola l'arma prepara i suoi quadri del domani. A questa scuola e al suo corpo docente, civile e militare, che chiede di formare comandanti che siano in condizione di preservarne intatta la credibilità di cui gode in patria e all'estero. Oggi nessun corso di formazione, nemmeno un corso di laurea, può conferire una preparazione per la vita. Consci di questo, la scuola ufficiale, con la sua programmazione didattica, i suoi approfondimenti, l'apporto del mondo accademico e delle magistrature, con l'intervento delle più alte professionalità del Paese, persegue il suo obiettivo di conferire ai frequentatori una base culturale ampia e di ampio respiro. Soprattutto si prefigge lo scopo di insegnare ad imparare, e questo impone un allineamento costante dei programmi addestrativi a quelle che sono le esigenze del momento, ricercando l'impiego delle più moderne metodologie formative. Qui diciamo che le novità non sono sempre verità, ma vanno conosciute, esplorate, analizzate. Si coniugano i vari saperi per evitare che vi siano discipline da una parte e problemi sempre più multidimensionali e globali dall'altra. Ci si pone al centro tra ciò che è stato e ciò che potrà essere, e in questo si indica il senso degli insegnamenti giuridici e professionali praticati. Il senso nel suo duplice significato, quello della direzione da seguire nella vita, e quello del significato vero di una singola espressione o dell'intero insegnamento stesso. E nonostante le cose da sapere siano oggi veramente tante, rimane valida l'affermazione di Montaigne: è meglio una testa ben fatta che una testa ben piena. Perché l'importanza della cultura e dell'educazione non risiede nell'accumulare quantitativamente dei saperi, ma nel determinare un'attitudine generale a porre e trattare problemi, nel saperli gestire, collegare, organizzare e soprattutto risolverli in modo etico e responsabile. Perché se il sapere è fondamentale per fare, per saper fare bisogna soprattutto credere in quello che si fa. E crederci eticamente, percorrendo sempre la strada costruita su quei valori che da più di due secoli contraddistinguono l'arma nella sua quotidiana attività al servizio della collettività. Avviandomi a concludere, vorrei ringraziare ancora quanti, a qualsiasi titolo e con qualsiasi funzione, danno vita a questa scuola. Vorrei cogliere l'occasione per salutare e ringraziare la redazione della Rassegna dell'Arma, pubblicazione online e stampata, di cui il comandante della scuola pro tempore è il direttore. E vorrei ringraziare calorosamente il Comitato Tecnico Scientifico della Rassegna e per tutto il Presidente, professoressa Paola Severini, rettore dell'Università LUIS di Roma, docente di questa scuola. Anche con il loro lavoro di revisione e trattando temi di assoluta capacità professionale, la Rassegna ha superato nel 2016 le 500.000 visualizzazioni complessive, confermandosi un prezioso strumento di diffusione di una cultura tecnica e giuridica oramai non solo più diretta all'interno dell'Arma. Un saluto finale ai frequentatori. Cari ragazzi, voi vi state preparando per svolgere al meglio le vostre funzioni di ufficiali delle Forze Armate, ai quali le leggi conferiscono poteri di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria. Moduli comuni con la scuola di applicazione dell'esercito, scambi con gli istituti di formazione delle altre forze di polizia, la condivisione di iniziative di prestigiose università, la partecipazione al programma europeo Erasmus militare vi forniranno la capacità ad interoperare. Ma ricordate che in un mondo sempre più tecnologico voi sarete prima di ogni cosa comandanti di uomini e di donne, che l'arma metterà alle vostre dipendenze
per realizzare quella funzione di rassicurazione sociale che gli italiani le chiedono. Uomini e donne che dovrete guidare con le vostre capacità professionali ed umane, con la vostra passione, cari ufficiali, l'influenza morale che vi guadagnerete e la disponibilità a rappresentare per ciascuno di essi un costante esempio di vita saranno la chiave del vostro successo futuro. Auguri, auguri di cuore e ringrazio tutti per l'attenzione. Prende la parola il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, generale di Corpo d'Armata Tullio Del Sette. Signor Presidente del Consiglio, mi unisco al comandante della Scuola Ufficiali, ai vertici dell'Arma, a tutti i carabinieri in servizio e a quelli in congedo, nel salutare e ringraziare lei e gli onorevoli ministri dell'Interno e della Difesa, il Vicepresidente della Corte Costituzionale, il Vicepresidente del Senato, il Viceministro, i Sottosegretari di Stato, il Capo di Stato Maggiore della Difesa, i vertici delle Forze Armate e di Polizia, il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, della Marina, il Comandante della Guardia di Finanza, il Comandante Generale, il direttore del DAP e i rappresentanti delle magistrature, il rappresentante del sindaco, il prefetto di Roma, tutte le autorità, tutti voi che siete intervenuti a questa inaugurazione. Un ringraziamento particolare alle nostre medaglie d'oro al valor militare qui presenti, Rocca e Fioso. Per il nostro Ateneo è un evento assai importante, che la vostra presenza rende straordinariamente solenne. Un ringraziamento che non è quindi solo il mio personale, ma è corale, sentito e condiviso da tutta l'Arma. Come corale, sentito e condiviso, è il lavoro dei carabinieri. Un lavoro costante e silenzioso che contribuisce a rendere l'Italia più sicura, più libera, più accogliente. Il mio saluto affettuoso a voi, ufficiali allievi, siete voi i primi protagonisti. Una giornata questa tradizionalmente speciale in cui, insieme alla Scuola Ufficiali Carabinieri, è l'Arma tutta che si propone all'attenzione delle alte autorità, dei rappresentanti dello Stato e delle istituzioni e che con la loro presenza testimoniano anche la considerazione, l'apprezzamento, la fiducia, il rispetto, la vicinanza, l'orgoglio degli italiani per i loro carabinieri. E perciò è questa l'occasione per estendere il saluto, l'apprezzamento, il ringraziamento più vivo a tutti i carabinieri, i commilitoni, compresi quelli che non sono qui e che come ogni giorno stanno svolgendo il loro servizio. A tutti gli allievi marescialli, vicebrigadieri e carabinieri che quest'anno per la prima volta ci stanno seguendo in diretta streaming. Un saluto speciale ai carabinieri provenienti dal Corpo Forestale, che in pochi giorni, secondo le nostre migliori attese, si sono inseriti nella nuova realtà, mutando uniforme e portando con loro una grande storia, una prestigiosa tradizione di professionalità, di dedizione e di valori che noi conosciamo e rispetteremo sempre. La scelta di questa riforma è una conferma della fiducia delle istituzioni e della gente verso i carabinieri e un passaggio storico. Con l'assorbimento nell'Arma del Corpo Forestale dello Stato, il Paese ha di fatto costituito una forza di polizia ambientale senza precedenti, non solo in Europa, per ampiezza e potenzialità. Nella lotta contro una criminalità sempre più transnazionale orientata alla globalizzazione, come è per il traffico dei rifiuti, eravamo già impegnati con reparti specializzati NOE, nati più di 30 anni fa.
Oggi, grazie alle nuove sinergie rese possibili dall'istituzione del Comando Unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, l'Italia si è dotata di uno strumento più forte per prevenire e contrastare i delitti contro l'ambiente. Delitti che sono crimini contro il futuro dell'umanità, che offendono la bellezza della natura, compromettono l'ecosistema, nuociono alla salute e alla vita delle persone, inficiano lo sviluppo sociale ed economico dell'Italia e del mondo. Sappiamo tutti che l'Italia è particolarmente esposta a questi rischi. Un paese che annovera bellezze paesaggistiche e culturali universalmente riconosciute come straordinarie, troppo spesso offeso da un sistema criminale multiforme e pervicace che non si fa scrupolo di danneggiare anche irreparabilmente la nostra risorsa più importante, il territorio. Sono partito dal racconto di una riforma che sembrava una sfida impossibile e si sta invece realizzando non a caso. Vorrei segnalare proprio questo all'attenzione dei frequentatori della scuola. Cari ufficiali allievi, non esistono imprese irrealizzabili se affrontate con entusiasmo, fede, razionalità, accortezza, senso pratico e di responsabilità, impegno e determinazione. Voi che frequentate i corsi di applicazione, di perfezionamento e applicativo, come tutti i nostri allievi nelle altre scuole, state vivendo un periodo fondamentale, quello della formazione. Importantissimo anche il periodo che qui voi, già da più anni in servizio, state dedicando alla preparazione alle funzioni dirigenziali. Sappiate che per quanto ben impostati siano questi corsi, per quanto vengano da voi seguiti con grande profitto, per quanto essi siano importanti per il vostro futuro, essi non basteranno a fare di voi per sempre carabinieri, professionisti della sicurezza, ufficiali preparati ad adempiere al meglio la nostra missione. Se non seguiti dall'applicazione allo studio e all'aggiornamento costanti nel tempo. Per questo abbiamo realizzato e sviluppiamo le piattaforme e-learning per l'erogazione di lezioni sempre accessibili via internet. Per questo organizziamo corsi addestrativi a domicilio, come quello di aggiornamento sulle tecniche di intervento operativo, come quelli riguardanti l'uso dei nuovi dispositivi di dissuasione e autodifesa, il bastone da difesa e lo spray urticante, distribuiti fino alle stazioni territoriali. Per questo eroghiamo corsi sulle tecniche di primo soccorso e corsi di guida sicura e di guida in emergenza, che accrescono la risposta non solo operativa nel corso degli interventi. Sono questi alcuni dei corsi curati dagli istituti di specializzazione. Il 1 gennaio scorso abbiamo istituito l'Ispettorato degli Istituti di Specializzazione dell'Arma, dal quale dipendono oggi tutti i nostri poli di eccellenza specialistiche. È compresa tra questi la Scuola Forestale di Città Ducale, che continuerà ad assicurare, con le sedi distaccate di Rieti, Sabaudia, Castelvolturno e Ceva, la formazione specialistica e l'aggiornamento professionale del personale impiegato nel comparto di specialità. È compreso tra questi l'Istituto Superiore di Tecniche Investigative, ormai importante riferimento nei settori più qualificati della conduzione delle indagini per appartenenti all'Arma e frequentatori stranieri. È compresa la Scuola di Perfezionamento al Tiro, che ha accresciuto il suo impegno nella diffusione delle tecniche più appropriate e sicure sull'impiego delle armi, mettendo a frutto le lezioni apprese in patria e nei teatri operativi. Sta ora coordinando la sperimentazione della nuova pistola mitragliatrice, destinata a sostituire dopo 50 anni la PM12, offrendo soluzioni tecnologiche evolute che accrescono anche la sicurezza d'impiego, obiettivo che cerchiamo di conseguire nel complessivo rinnovamento degli equipaggiamenti speciali, tra i quali i nuovi giubbetti antiproiettile e i corpetti da ordine pubblico. Nel settore della formazione attribuiamo grande importanza all'attività sportiva, che vede quale punto di riferimento il centro sportivo Carabinieri, fortemente potenziato dall'unione con quello del Corpo Forestale dello Stato e arricchito dalla costituzione delle sezioni giovanili per l'avviamento di giovanissime promesse allo sport agonistico nelle discipline di nostro interesse. La cura che riserviamo alla formazione deriva dalla consapevolezza che ogni investimento in questo settore giova al personale e a
alimenta la qualità del servizio reso alla collettività, chiave di volta del modello operativo dell'Arma. Un modello costruito in oltre 200 anni di storia sul valore della vicinanza alla gente. Ne sono emblematica testimonianza le 4.641 stazioni e tenenze carabinieri, presidi di legalità, ma anche luoghi di ascolto e di rassicurazione, veri erogatori del servizio di prossimità. Le stazioni sono anche luoghi di accoglienza quando necessario, come è avvenuto durante l'emergenza neve in Abruzzo. Vivono la vita dei centri e dei borghi in cui sono, come è accaduto per quelle dei comuni terremotati. Crollate o inagibili, stiamo sostituendo le sedi con moduli abitativi provvisori, propedeutici alla realizzazione di nuove caserme antisismiche secondo i nostri progetti. A esse, ora arricchite dalle quasi 1.000 stazioni forestali e parco, dobbiamo coerentemente dedicare ogni sforzo organizzativo. Per questo, pur in un quadro di doverosa attenzione alle risorse, non abbiamo soppresso alcuna stazione e anzi ne abbiamo istituite in Veneto, Lombardia e Campania. Lo abbiamo fatto per rispondere alle nuove esigenze di sicurezza di quei territori, esigenze alle quali abbiamo dato ascolto adottando anche provvedimenti ordinativi che hanno interessato altri settori. Nel mese di maggio, con l'autorizzazione già concessa dai ministri dell'Interno e della Difesa, che ringrazio vivamente, sarà infatti istituito lo squadrone riportato Cacciatori Sicilia, replicando nell'isola le proficue esperienze maturate in Sardegna e in Calabria per il controllo del territorio delle aree più impervie. Al servizio a cavallo è stato conferito un connotato di massima proiezione esterna per il controllo del territorio, nei parchi, in particolare nella capitale, e in estate in Aspromonte e nei servizi di ordine pubblico. Sarà ulteriormente arricchito dalle potenzialità offerte dalla componente a cavallo dei carabinieri forestali. Nel settore dell'ordine pubblico l'Arma condivide, come noto, con la Polizia di Stato un impegno rilevantissimo, assolto dai reparti dell'organizzazione mobile e dalle stazioni territoriali. Gli assetti dedicati a questi servizi saranno rinforzati dal 14° Battaglione Carabinieri Calabria, la cui istituzione è stata autorizzata a decorrere dal 1 marzo prossimo. Il concetto chiave che sottende questi provvedimenti è garantire la massima efficienza con la massima economicità. Quanto all'attività operativa, l'attenzione alla criminalità organizzata ha condotto anche nell'ultimo anno a risultati di grande rilievo, con decine di operazioni di servizio e centinaia di arresti di malavitosi appartenenti a mafia, 'ndrangheta, camorra e altre organizzazioni. Il sequestro e la confisca di beni per centinaia di milioni di euro, di stupefacenti e di armi non di rado da guerra, la cattura di latitanti di grande pericolosità in Italia e all'estero. Con il ROS e i nuclei investigativi provinciali, insieme alle procure antimafia, come la Guardia di Finanza e la Polizia di Stato, portiamo avanti una lotta senza quartiere a questa piovra dalle 100 vite e dai 1.000 tentacoli. Una lotta che sarà vinta con l'impegno di tutte le istituzioni, la società civile e i giovani, con enormi vantaggi per certe regioni e l'Italia intera. Con pari determinazione conduciamo gli interventi nel contrasto all'eversione interna e al terrorismo internazionale. Il mondo occidentale è oggi l'obiettivo comune della Jihad e le indagini avviate in vari paesi delineano la nuova figura del terrorista, mimetizzato nel tessuto sociale che lo ospita. Lo scambio informativo e la sinergia con le altre forze di polizia e le agenzie di informazione, non solo italiane, è il presupposto della strategia di contrasto, nell'ambito della quale mantiene un ruolo centrale l'esperienza del Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo, il CASA, presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Anche per il contrasto al terrorismo, le competenze investigative del ROS, che abbiamo per questo ipotizzato, si sommano alle capacità dei nuclei investigativi e dei nuclei informativi e alla conoscenza delle dinamiche locali dei comandi territoriali, protagonisti dell'azione informativa. In questo quadro,
sono obiettivi prioritari l'aggiornamento e l'ulteriore potenziamento delle investigazioni scientifiche, soprattutto nei RIS, per il contrasto della criminalità organizzata, del terrorismo, così come della criminalità predatoria e della corruzione, altri mali gravi e pervicaci che combattiamo con la stessa determinazione con cui ricerchiamo i colpevoli di omicidi e violenze, più spesso a danno di donne e soggetti deboli. Lo stiamo facendo anche con il mirato inserimento di esperti esterni quali ufficiali della riserva selezionata e la prosecuzione degli investimenti nei sistemi più evoluti, tecnici, chimici, biologici e informatici e sulle nuove frontiere del settore, quale quella delle impronte vocali. Ancora, per il contrasto al terrorismo, sul piano operativo, le aliquote di pronto intervento e le squadre operative di supporto garantiscono un'efficace azione preventiva, formate da personale appositamente selezionato addestrato, dotate di equipaggiamenti speciali, queste unità antiterrorismo dell'arma sono pronte a fornire una prima e immediata risposta in caso di minaccia, precedendo e integrando l'eventuale azione risolutiva del gruppo di intervento speciale, GIS. Il loro impiego è assicurato in stretto coordinamento con le analoghe unità della Polizia di Stato su tutto il territorio nazionale per il controllo dei luoghi di aggregazione e degli obiettivi più sensibili, compresi i principali poli museali e siti archeologici. Potranno offrire, insieme a tutta l'organizzazione mobile, un valido supporto ai servizi per il G7 del 26 e 27 maggio a Taormina e per gli incontri ministeriali che lo accompagneranno. Alle iniziative sui piani ordinativo e operativo si affiancano quelle avviate nei settori logistico e infrastrutturale per garantire il miglior supporto all'azione dei reparti sul territorio e disporre di strutture di adeguata qualità e minori costi di gestione. In Calabria abbiamo intrapreso, grazie al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, un programma triennale di rinnovamento di 11 caserme aspromontane che eviterà il ripiegamento delle stazioni per fatiscenza delle sedi. Contestualmente, in linea con le iniziative di Spending Review, stiamo lavorando alacremente per trasferire caserme da enti e privati in strutture locate da enti e privati in strutture demaniali, così a Roma come in altre città e piccoli centri, in un percorso che ha già portato a milioni di euro di risparmi per locazione. Sempre in funzione di ogni possibile risparmio, l'istituzione persegue una rigorosa politica di efficientamento energetico. Tra poche settimane sarà lo stesso Comando Generale ad essere interessato, grazie al sostegno del Ministero dello Sviluppo Economico e del gestore dei servizi energetici. Insieme ad altri grandi complessi, come le caserme Salvo d'Acquisto di Roma e di Velletri e Caretto di Napoli. Queste iniziative sono rese possibili da proficue collaborazioni interistituzionali. Le intese raggiunte con le regioni Campania, Basilicata e Sicilia hanno permesso di avviare importanti progetti di efficientamento e rifunzionalizzazione di caserme a Napoli, Potenza, Palermo, Siracusa e in altri centri. Sono intese che accompagnano quelle confermate o in corso di rinnovo con le regioni a statuto ordinario per il servizio forestale. Altre collaborazioni si svolgono sul piano prettamente operativo. Ne sono esempi la convenzione con il Dipartimento per le Pari Opportunità in materia di prevenzione e contrasto della violenza di genere, la costituzione del nucleo carabinieri presso l'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, che consentirà di aumentare i livelli di vigilanza nel settore a maggior garanzia del diritto alla salute dei cittadini, l'intesa tecnica di cooperazione con la Gendarmeria Vaticana per la collaborazione nelle attività tecnico-scientifiche e la formazione. Alla cooperazione interistituzionale si affianca un'intensa attività di collaborazione con associazioni ed enti, nel quadro di una sempre maggiore apertura alla società civile. Le più recenti intese sono state raggiunte con Legambiente per una sinergia nel settore ambientale, con l'Associazione Libera
per la promozione delle attività in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni mafiosi e con la comunità di Sant'Egidio per l'impegno nel sociale a difesa delle categorie più vulnerabili in Italia e all'estero. Altre progettualità si stanno sviluppando con l'Accademia Nazionale di Agricoltura per attività di studio e ricerca, con il WWF Italia, la LIPU e il KKL Italia per la tutela dell'ambiente e della biodiversità, tutte caratterizzate dall'impegno comune per la promozione della cultura della legalità, in particolare a favore dei giovani. Lo sviluppo di intese si proietta anche in ambito internazionale, dove molti paesi guardano con interesse al modello di sicurezza rappresentato dall'ARMA per sostenere il proprio percorso di sviluppo, con specifico riferimento alla tutela e alla promozione dei diritti umani. Nel senso, si inquadrano recentemente sottoscritti con il Messico, la Moldova, il Qatar, la Somalia, Gibuti e l'Uganda, nonché hanno testé autorizzato con le APCO, organizzazione di riferimento per le polizie dell'Africa centro-orientale. In questo stesso contesto internazionale sono certo di rilievo le attività sviluppate nel COESPU, il centro di eccellenza per le Stability Police Units di Vicenza, polo addestrativo di riferimento per le Nazioni Unite e per l'OSCE e per i 108 paesi partner. Nella stessa sede di Vicenza è stato costituito il centro di eccellenza NATO sulle polizie di stabilità, NATO SPCOE, polo per lo sviluppo dottrinale nell'ambito dell'alleanza, che ha già curato l'elaborazione della prima pubblicazione NATO sulla materia. Nel settore della cooperazione internazionale si inserisce anche la progettualità nota avviata con l'UNESCO Unite for Heritage per l'istituzione dei caschi blu per la cultura, task force dedicata alla tutela del patrimonio culturale in caso di calamità naturali, crisi internazionali o conflitti armati, già impiegata proficuamente nelle zone terremotate del centro Italia per il recupero e la messa in sicurezza di opere d'arte e di musei danneggiati. Lo sviluppo della cooperazione è condotto anche attraverso gli scambi culturali e di conoscenze professionali con esperti di tutto il mondo. In questa direzione si inseriscono le due conferenze già fatte e quella in programma a ottobre sul diritto internazionale umanitario, quella dello scorso novembre in tema di terrorismo di matrice jihadista, il convegno internazionale sull'ambiente del 2016 che sarà seguito da un secondo a maggio. Si tratta di iniziative che si aggiungono all'impegno dell'ARMA in 11 teatri operativi esteri, in cui più di 400 carabinieri assicurano soprattutto attività addestrative di consulenza a favore delle forze di polizia locali, in particolare in Iraq, Palestina, Gibuti e Somalia. Un impiego all'estero che si affianca a quello dei 450 carabinieri per la sicurezza delle nostre rappresentanze diplomatiche, da valorizzare ulteriormente secondo gli intendimenti e le esigenze del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Il quadro che ho tracciato delinea il lavoro organizzativo dell'ARMA, forza di polizia a competenza generale, a statuto militare, a vocazione territoriale, con proiezione internazionale. Un'istituzione che si innova attraverso il confronto con la realtà quotidiana anche nella comunicazione, con le nuove edizioni del mensile Carabiniere, del bimestrale online Notiziario Storico e con la conferma delle riviste Hashtag Natura e solo online Silve, già del Corpo Forestale dello Stato. Abbiamo sentito prima dal generale Tomasone della rassegna dell'anno. Iniziative cui si è affiancata l'apertura delle alle principali piattaforme social, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Un'istituzione che trae la propria forza dalla motivazione del personale, dal senso identitario dei suoi appartenenti, uomini e donne. Motivazione che sosteniamo nel concreto, contando fortemente sull'apporto importantissimo delle rappresentanze militari. Il Consiglio Centrale di Rappresentanza, COCER, e i consigli intermedi, COIR e di base, COBAR, che intercettano i bisogni dei militari dell'arma e prospettano ipotesi di soluzione
che trovano la sintesi nelle decisioni dei comandanti di vertice e di corpo. Insieme auspichiamo che trovi presto definizione la riforma legislativa della rappresentanza militare, attualmente all'esame del Parlamento. La risorsa umana è di gran lunga per l'arma il bene più prezioso, è il suo vero patrimonio. Tante le iniziative per sostenerla al meglio, gli asili nido, i nostri grandi complessi di Genova, Napoli e Firenze, che seguiranno quello in funzione da poche settimane a Roma, nella caserma Salvo d'Acquisto, sono esempi di questo impegno. Così come lo sono il progetto Cuore per la prevenzione delle malattie cardiovascolari e l'organismo consultivo medico-scientifico costituito dai Minari, che ci offrono consulenza in casi di gravi patologie di appartenenti all'arma e familiari. Sempre a sostegno del personale, si pongono gli sforzi per definire proprio in questi giorni il riordino dei ruoli del comparto sicurezza e difesa. Un provvedimento importantissimo, atteso da anni, reso possibile dall'iniziativa e dalla determinazione del governo avviata nel 2015 e che sarà portata a compimento quest'anno con il DPCM che assegna le risorse previste dalla legge di stabilità. Da parte dei carabinieri, un vivo ringraziamento al governo e a chi ha sostenuto tutto questo in Parlamento. Coltivare il benessere del personale e del tono morale, prima che professionale, significa sostenere uomini e donne meravigliosi, da elogiare sempre per la motivazione, la preparazione, la capacità, la generosità nell'impegno, la sensibilità e il coraggio. Qualità confermate nell'impegno negli eventi sismici e dell'emergenza neve che hanno tragicamente colpito il centro Italia. Un impegno che ha segnato da subito una sinergia formidabile con i carabinieri forestali. Un'unione operativa la nostra, serena e operosa, che ha suggerito sul piano dell'azione un processo a lungo preparato e pianificato, con la naturalezza che è propria di chi è chiamato a servire e che a questa funzione indirizza i suoi sforzi e le sue capacità. Per questo l'elogio va esteso a tutti i carabinieri forestali per l'impegno, la serietà, la professionalità con cui hanno vissuto questa transizione, per l'entusiasmo con cui interpretano il loro ruolo nella nuova condizione, in continuità e in linea con i livelli di preparazione ed esperienza acquisiti, già protesi a un futuro di continua crescita che è appena cominciato e che vivremo insieme. Un grazie sentito all'ingegner Cesare Patrone per l'insostituibile collaborazione offerta con l'Ispettorato Generale del Corpo al buon fine della riforma, da perfetto servitore dello Stato. E un grazie veramente sentito allo Stato Maggiore del Comando Generale per la dedizione, la competenza, la visione e l'instancabile determinazione con cui ha lavorato e continua a lavorare. Un sentito grazie per l'attenzione riservataci nella predisposizione dei provvedimenti normativi e amministrativi connessi alla riforma, ai ministri per la semplificazione della pubblica amministrazione e delle politiche agricole, alimentari e forestali in particolare. Avviandomi alla conclusione, dopo aver tracciato uno spaccato dell'arma, voglio evidenziare come la scuola ufficiali è anzitutto una scuola di valori. Un istituto, come gli altri nostri istituti di formazione, dove la cultura professionale, l'addestramento e l'esercizio di comportamenti etici si coniugano con la formazione degli uomini e delle donne che la frequentano. Questi valori li abbiamo declinati nel calendario storico di quest'anno. Etica, onore, integrità, rispetto, competenza, impegno, efficienza, coesione e ancora serenità, tradizione, fedeltà e fede. Una fede che deve essere senza retorica, incrollabile, contagiosa di legalità e di fiducia per tutti i cittadini, testimoniata dall'esempio di chi ci ha preceduti e ricordata nelle parole del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Si
sceglie di fare l'ufficiale dei carabinieri perché si crede, cara Rita. Cari ufficiali allievi, cari allievi marescialli, vice brigadieri e carabinieri che ci seguite dalle altre scuole, quello che ho descritto vi può dare un'idea aggiornata dell'arma che vi attende al lavoro. Chi ha fiducia in voi, che toccherà a voi mantenere efficiente per il bene dello Stato e dei cittadini. Un'organizzazione viva e vitale nella quale tutti hanno un ruolo importante. Tutti possono realizzarsi in un'unica grande famiglia. Preparatevi al meglio per questo. Nell'invitare l'onorevole Ministro della Difesa a prendere la parola e a dichiarare ufficialmente aperto l'anno accademico 2016-2017 della Scuola Ufficiali Carabinieri, rinnovo il più sentito ringraziamento per la prestigiosa presenza a lei, signor Presidente del Consiglio, al Ministro dell'Interno, a tutte le autorità e agli ospiti intervenuti. Grazie davvero. Prende la parola il Ministro della Difesa, senatrice Roberta Pinotti. Autorità civili, militari e religiose, Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, tutti i membri del Governo presenti, Vicepresidente del Senato, Presidente della Commissione Difesa del Senato, vi ringrazio per essere qui a questa cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico della Scuola Ufficiale dei Carabinieri. È una presenza che testimonia l'affetto e l'attenzione con cui seguite la vita dell'arma. Un saluto particolare va a voi, giovani ufficiali, ai quali è particolarmente dedicata questa inaugurazione, a tutti coloro che ci stanno seguendo in streaming, tutti i commilitoni, e anche, permettetemi, ai nuovi carabinieri del Corpo Forestale. Credo che davvero vada dato in questa occasione un caldissimo benvenuto, e l'ha già fatto con parole veramente importanti il Comandante Generale dell'Arma. È un momento importante, io ho sempre creduto nell'importanza della formazione, forse anche per questo la professione da me scelta è stata quella dell'insegnamento, per tanti anni mi sono dedicata a fare educatrice degli scout. Ma nel mio incarico attuale ho potuto toccare con mano la qualità delle scuole, delle accademie, la qualità della formazione militare. È una formazione poliedrica, mirata a molteplici compiti, compiti ai quali voi sarete chiamati. È una formazione alla leadership. Ma se noi dovessimo elencare le caratteristiche di un leader, a che cosa dovremmo guardare? Come dovete orientare la vostra vita per diventare dei leader effettivamente capaci di agire un servizio? Beh, un leader sa ascoltare, perché è fondamentale saperlo fare. Non si sa tutto da soli. Un leader sa approfondire, sa vedere lontano. Un leader mantiene sempre la curiosità, il gusto dell'approfondimento, ed è bene che questo sia un momento importante della vostra formazione, ma non l'unico, ne avrete molti altri che si svolgeranno proprio qui. Un leader sa delegare, sa valorizzare le persone con cui collabora, un leader sa indicare la strada, anche con fermezza e determinazione se necessario, ma sempre con senso della giustizia e della misura. Un leader sa riconoscere i propri errori. Un leader sa decidere assumendosene la responsabilità. Guardate, in questo avvenimento importante, in questa riforma importante che qui è stata ricordata, cioè il fatto che il Corpo Forestale dello Stato, che entra a tutti gli effetti nell'Arma dei Carabinieri, è un esempio importante di come si può avere coraggio, voler fare innovazione, ma nello stesso tempo mantenere la tradizione e mantenere la professionalità. È
Ecco, credo questo non è un esempio personale, è un esempio, diciamo, collettivo di come si può esercitare una capacità di decisione e quindi di assunzione di responsabilità. E credo che seguire con attenzione questo percorso, come sta facendo il Comandante Generale dell'Arma, del quale lo ringrazio perché io ritengo che la sua azione sia stata fondamentale per arrivare a questo traguardo, e adesso il compito importante è che, diciamo, tutto vada per il meglio, e ne sono assolutamente certa. Credo che sia qualche cosa che forse è stato raccontato ancora poco all'esterno, ma che io credo sia un'importante decisione assunta dal governo, approvata dal Parlamento, ma che a questo punto sta diventando realtà. Poi per voi saranno anche stelle polari quelli che sono i valori ricordati nel vostro calendario: l'etica, l'attaccamento al servizio, il senso delle istituzioni, lo spirito di sacrificio, la solidarietà umana e sociale. Questo più che sui libri lo troverete sicuramente anche dalle vostre motivazioni interiori, però certamente anche dall'esempio e dalla testimonianza dei vostri insegnanti, dei vostri superiori, delle grandi figure umane della storia dell'arma, dalle medaglie d'oro. E io ringrazio che il fatto di aver pensato di iniziare questa inaugurazione sentendo le frasi di Carlo Alberto Dalla Chiesa, ringrazio la figlia Rita che è qui presente e che saluto con molto affetto. I carabinieri, lo ha detto il Comandante Generale dell'Arma, sono sempre stati e continuano a essere insieme e intorno al nostro popolo. Ed è lì che voi dovete essere. Pensate a come siete stati, anche qui insieme al rinnovato Corpo Forestale, già carabinieri, diciamo, nell'uniforme, ma con quell'esperienza alle spalle, nell'evento del terremoto e nell'emergenza della neve. Dovete essere tra la gente, ad ascoltarla, a farle sentire la presenza delle istituzioni e intorno ad essa per proteggerla e garantirle tutta quella sicurezza e quella serenità che è base della comunità. Le tecniche potranno cambiare, si evolvono, ma non cambierà l'intensità dell'impegno. Carabiniere si è, non si fa, l'ho già detto in un'altra inaugurazione, ma mi piace ripeterlo perché credo davvero sia così. Sarete servitori del paese contro la globalizzazione degli individualismi e l'esasperazione delle diversità e nelle difficoltà, perché sempre nella vita, nella professione, nei ruoli di comando che avrete ci saranno delle difficoltà, abbiate fiducia nell'arma. Abbiate fiducia nella sua storia e nel suo presente. E con questo richiamo alla fiducia nell'arma, nella sua storia e nel suo presente, ho l'onore di dichiarare aperto l'anno accademico 2016-2017 della Scuola Ufficiale Carabinieri. Viva l'Arma dei Carabinieri, viva le Forze Armate, viva l'Italia. Prende la parola il Presidente del Consiglio dei Ministri, onorevole Paolo Gentiloni. Cara Roberta, signor Capo di Stato Maggiore Generale della Difesa, signor Comandante Generale del 7, autorità, civili, parlamentari, di governo, militari. È un'occasione, credo, per me, innanzitutto di ribadire la gratitudine del Paese nei confronti dell'Arma, dicendo molto semplicemente che questa è un'occasione per l'Italia per dire grazie ai carabinieri, grazie ai nostri carabinieri. Ed è un piacere farlo in un luogo in cui, con l'anno accademico che il ministro Pinotti ha appena inaugurato,
si esaltano le professionalità, le capacità di innovazione e gli ufficiali allievi avranno la possibilità di questa capacità di innovazione, di questa professionalità di essere protagonisti. Sono i quadri dirigenti del futuro, di una componente essenziale del nostro sistema paese, e queste capacità, questa professionalità vedrà impegnati nei prossimi anni in modo sempre più importante, efficace, anche i carabinieri forestali, che saluto come hanno fatto già le persone che hanno parlato finora. Essere una componente essenziale del sistema paese per voi carabinieri è certamente un motivo di orgoglio, ma è anche una grande responsabilità. Credo che ne siate assolutamente consapevoli. Oggi l'arma e il complesso delle forze dell'ordine sono chiamate a rispondere a una particolare domanda diffusa di sicurezza. Voglio dirvi prima di tutto che il governo ne è assolutamente consapevole e che questa consapevolezza non è solo una consapevolezza, per così dire, teorica, politica, ma si traduce anche nella scelta del governo di impegnare le risorse che sono necessarie nei programmi di riordino dei ruoli del comparto sicurezza e difesa, un impegno che abbiamo preso e che manterremo. Questa domanda diffusa di sicurezza non deriva da un particolare incremento degli episodi di violenza e dei reati, anzi, il ministro Minniti ci direbbe che in molti campi questi episodi di violenza, questi reati mostrano indici di calo in questi anni. Ma deriva questo bisogno diffuso di sicurezza, come sapete bene, da incertezze geopolitiche, da incertezze personali, le difficoltà del mercato del lavoro, in particolare in alcune aree del nostro paese. Deriva dalla distanza tra una ipermodernità e il rischio di esclusione che attraversa la nostra società. Deriva da una vera e propria crisi di identità che investe una parte delle nostre comunità. Questa è un'incertezza che non dobbiamo alimentare diffondendo paura. Al contrario, è un'incertezza che dobbiamo fronteggiare con il lavoro delle istituzioni, ed è per questo che io chiedo a voi, carabinieri, di fare ogni sforzo per essere sempre più elemento di sicurezza nel Paese, i carabinieri che sono vicini alle nostre comunità, che abitano il nostro territorio, specie nelle sue periferie, nei suoi centri minori, oggi nelle zone colpite dal terremoto. In questi territori sono, con la loro vicinanza, le nostre stazioni dei carabinieri, i nostri carabinieri. Il governo ha adottato proprio qualche giorno fa, su proposta del Ministro degli Interni, alcune misure sul tema della sicurezza. Sono misure che cercano di aggiornare gli strumenti a disposizione anche dei sindaci in questa direzione. Sono misure equilibrate e con le dovute garanzie. Non c'è un'emergenza da fronteggiare, c'è un paese da rassicurare. E queste misure cercano di dare un contributo alla rassicurazione del nostro Paese, per rafforzare una delle straordinarie qualità italiane, che
che hanno garantito la tenuta della nostra società in decenni difficili che abbiamo alle spalle, e cioè la capacità di coesione sociale che deriva dalla capacità anche di far sentire la presenza dello Stato alle nostre comunità in tutte le sue articolazioni. Rassicurare, garantire la sicurezza per garantire il nostro modo di vivere, i nostri valori, non certo per rinnegarli. Oggi l'obiettivo di chi lavora nel sistema sicurezza è proprio quello di difendere il nostro modo di vivere e i nostri valori, di una società libera ed aperta, capace di accogliere, generosa, ostile a ogni forma di discriminazione. Difendendo la sicurezza, questo lo sanno bene i carabinieri, si difende la libertà, che resta anche nell'anno di grazia 2017 un valore fondamentale per il quale vale la pena di impegnarsi. Vi chiedo di farlo a testa alta, perché lo meritate. Nella mia esperienza di ministro degli esteri ho visto in generale quanto l'Italia sia amata, apprezzata, ammirata all'estero, talvolta più che nelle discussioni di casa nostra. Ma questa è un'altra storia. E dentro questa visione dell'Italia ho potuto constatare quanto uno dei marchi, tra virgolette, più conosciuti e più apprezzati che abbiamo nel mondo sia esattamente quello dei carabinieri, per il contributo al contrasto al terrorismo, che ha ricordato prima il generale Dazzetti, ma non solo per le capacità militari, ecco la particolarità della vocazione territoriale, dell'essere forza di polizia e dell'avere uno statuto militare, anche per le straordinarie capacità dei carabinieri in termini di stabilizzazione, addestramento, formazione, anche nella nostra regione. Se guardiamo attorno a noi nel Mediterraneo, abbiamo numerosissimi casi di stati falliti o semifalliti che occorre ricostruire e in cui al di là delle sfide militari c'è una sfida di stabilizzazione e di costruzione del futuro nella quale i carabinieri si fanno onore e fanno onore all'Italia. Penso al successo del centro di Vicenza, che andando in giro per il mondo molti si invidiano e a cui molti vogliono partecipare. Penso all'impegno sul patrimonio culturale. Insomma, esserci sul piano locale e sul piano globale. Questo è quello che oggi si chiede alle istituzioni, alle forze dell'ordine. Questo si chiede il mondo di oggi. E io so che possiamo contare su di voi, che l'Italia, l'Europa possono contare sui nostri carabinieri. Grazie e buon anno accademico a tutti. La cerimonia è terminata. Si ringraziano i gentili ospiti.